Allora, buongiorno a tutti, con me oggi c'è Alba Donanti che viene un po' da Firenze, un po' dalla Carfagnana, insomma, e, nel senso che è nata in Carfagnana, parliamo poi così di lei, è nata in Carfagnana e la sua famiglia praticamente ha radici in Carfagnana, perché poi ritroverete nei versi dell'ultimo libro, la terra, la famiglia, eccetera, eccetera, e però credo che un po' tutta la sua vita, poi dopo l'adolescenza, l'abbia svolta quasi tutta a Firenze, e per motivi di studi e per motivi di lavoro. Devo dire, come sempre, che la prima volta che ho sentito il nome di Alba Donanti, l'ho sentito un po' di anni fa, da Loi, quale aveva mi ha detto: ma guarda che c'è una brava poetessa, un bravo poeta, e che appunto vive in quella terra lì, in quell'ambiente lì, che è molto brava. Io penso che allora, quando me l'ha detto, forse era uscito solo il tuo primo libro, penso. E io avevo letto un po' di cose e poi così mi sono perso di vista con questo nome. Poi, con l'andare del tempo, la poesia è così, mi sono ricordato di questa cosa. Avevo visto anche delle cose così su due quotidiani, ho detto: allora ho perso un po' di tempo, la richiamo, anche perché stavo uscendo l'ultimo libro. Adesso mi ripeto come un boom meridionale, almeno di origine, anche io, che è molto bello, è un libro molto bello, è forte e dolce insieme, che però praticamente mi ha fatto subito chiamare quando è uscito questo libro, l'Alba. Ho detto: senti, noi facciamo questa cosa, te ne avrà parlato pure, vabbè, Miro De Angelis piuttosto che altre persone, questo è vero, ma lo sentono tutte queste persone qui, vieni e raccontaci un po' i tuoi versi, partendo proprio da quest'ultimo libro che, ripeto, è splendido. È un libro che è uscito per Marietti, è uno strano titolo, ed è uno strano titolo, poi chi ha il libro, chi compra il libro, chi prende il libro, capisce perché: Idillio con cagnolino. Io spendo solo due parole su questo libro, perché così praticamente rientriamo in tema con tutta la poesia dell'Alba Donati. In questo libro c'è come un attraversamento di tre tempi: il tempo della nonna, il tempo della madre, il tempo della figlia, che è autenticamente il tempo dell'Alba Donati, come una specie di percorso necessario, direi, a questo punto della vita non solo poetica di Alba, che praticamente racconta, ovviamente per capitoli umani, sentimentali, di relazione, eccetera, questo percorso che praticamente attraversa decine e decine di anni, mettendo insieme le ragioni della storia della nonna, le ragioni della mamma, le ragioni della figlia, in un percorso affettivo. Stamattina, così per non abusare i termini, come dire, mi veniva in mente di dire come una specie di lessico familiare che riporta la Ginsburg come titolo praticamente del libro, del capolavoro della Ginsburg. Però secondo me c'è anche questa atmosfera all'interno di questo libro, che tra l'altro in questo periodo storico è largamente necessario. È un libro anche necessario, dico io, quindi bello, necessario e avvincente. Si legge con grande dolcezza e, diciamo, con grande responsabilità pure, perché ci sono dei passaggi veramente, stavo per dire una parola politicamente necessari, sembra che non c'entra, invece c'entra, per altri motivi, non pensate al politicamente in termini storici, però è un libro che ci racconterà molto meglio lei. Però oltre a questo libro, credo che ci sia poi da fare i raccordi con tutti gli altri due libri, che sono un po', come dire, il preludio necessario a questa scrittura. Poi dopo ritorniamo su alcune cose. Io direi che devi solo decidere da dove iniziare a raccontare e a raccontarti. Intanto grazie di essere venuti, grazie a Giovanni Brancaccio di essere stato così gentile da invitarmi. L'unico preludio che vorrei fare è raccontare come si arriva a questa strana parola, l'idillio, che è un po' desueta, diciamo così, nei nostri tempi, che certo non sono tempi idilliaci.
Nei miei precedenti libri, il primo si chiama La Repubblica Contadina, il secondo si chiama Non il mio nome, sono già presenti questi temi di cui parlava Giovanni, cioè il tema della madre, il tema del rapporto con la figlia. Io non avevo una figlia all'epoca, quindi era più una cosa astratta, o che spostavo su delle altre figure, diciamo così. Io però devo dire questo, nella Repubblica Contadina, che già dal titolo potete capire che cosa, dunque, questa Garfagnana, non so se sapete che cos'è, da cui io provengo, è un posto di montagna, dopo Lucca, dove c'è una comunità piuttosto stretta, anche una comunità che ha delle tradizioni bellissime, che le legate al racconto orale, alle grandi veglie, no? Mia mamma diceva sempre che mio nonno, che non ho conosciuto, era un grande raccontatore di storie davanti al fuoco, appunto uno che raccontava, che faceva, che teneva le veglie, no? E diceva sempre, ma chissà dove se le inventava, dove... Lui diceva che le aveva vissute, lui era stato un emigrante in Brasile per qualche poco tempo, però, insomma, e diceva, era, tornò raccontando queste cose, tutti quelli dei paesi vicini venivano ad ascoltarlo, no? Allora lei dice sempre, ah, questa tua vena poetica forse viene da tuo nonno, da questo nonno raccontatore, no? E questo non c'entra perché la parola che io ho cercato di scrivere in poesia è una parola che ha qualcosa a che vedere con l'oralità, con il racconto, con la narrazione, quindi è il meno astratta possibile, diciamo così, ma tende alla conversazione. Questo almeno era quello che io sentivo dentro di me già dalla prima volta che mi sono messa a scrivere una poesia, che tra l'altro è accaduto già da grande, perché io ho iniziato ad amare la poesia da giovanissima, ho cominciato a scrivere di poesia quando già ancora ero all'università, ho fatto, tra virgolette, il critico letterario, diciamo così. Ho scritto di tutti i poeti che forse sono venuti qui, per esempio, ma non avevo mai scritto niente, ma non lo ritenevo assolutamente, non avevo dentro di me questa. Poi a un certo punto, improvvisamente, ho iniziato a scrivere, come se avessi un po' digerito tutte le grandi letture che avevo fatto, cioè avessi avuto a quel punto anch'io una mia lingua, che è una lingua che ti viene appunto dal confronto. Con altri scrittori, cioè non nasce dal niente, insomma. Comunque, ritorniamo a questo idillio. Allora, nei miei precedenti libri, sia nel primo che nel secondo, racconto, perché questa era un po' la mia esigenza, io vengo da due genitori che sono stati entrambi segnati fortemente dalla Seconda Guerra Mondiale, cioè tutti e due hanno avuto una grandissima tragedia familiare. Cioè mia madre, che era giovanissima, 19 anni, suo marito è partito per la Russia e non è mai più tornato, e lei aveva un bambino di un mese praticamente. E lei, come tutti voi sapete benissimo, i morti, cioè non erano morti in Russia, erano dispersi, quindi lei ha aspettato questo marito anche per tanti anni, perché non poteva. Insomma, qualcuno gli aveva detto che l'aveva visto molto male, ma insomma. E quindi nel primo libro questa è una storia raccontata. L'altra storia è una storia di mio padre, che è un po' più giovane di mia madre, che aveva all'incirca 12 anni, e un giorno, con il suo fratellino che aveva 10 anni, stavano attraversando un ponte. Per accompagnare gli sfollati che stavano tornando, sarà stata dopo il 2-3 di agosto del 43, stavano cercando di tornare a casa, i nazisti hanno messo una bomba a nord in questo fiume, una diga, è saltata la diga e l'acqua ha proprio violentemente portato via il bambino più piccolo. Mio padre è rimasto, è stato salvato da alcuni soldati americani che erano lì, però è dovuto tornare a casa senza suo fratello, ha dovuto dire ai suoi genitori, no? Ai genitori di Valerio, che era questo. Insomma, io ho cercato di raccogliere queste testimonianze perché mi sentivo che dovevo farlo, perché erano anche irrisolte, cioè mi sembrava che senza la narrazione di un figlio, loro continuavano a rigirarsi in questo dolore senza mai mettere un punto e dire, cioè mio padre
dopo che 40 anni da questa cosa, continuava a raccontarlo come se fosse ieri. Venivano gli amici a casa e lui continuava a raccontare la storia di Valerio. Allora io l'ho scritta, la storia di Valerio. Però la storia di Valerio, a un certo punto, nel secondo libro, si è incrociata con un'altra storia. In Versilia nel 99 c'è stato un grande alluvione, ve lo ricorderete, che ha trasportato via interi paesi. In questo alluvione è morta una bambina di 5 anni che si chiama Giulia, che però mi aveva colpito tantissimo la sua storia, perché il suo corpo era stato ritrovato intatto, sapete quanto l'acqua deformi e distrugga i corpi. Dunque lei, come dicevo, io sono andata lì in questo paese per capire, come un giornalista, diciamo. E loro dicevano che questa bambina aveva percorso all'incirca 50 km tra la discesa dalla montagna, l'arrivo nel mare e poi è stata trovata a Porto Venere, nel golfo di Porto Venere. Quindi, cioè, era una storia che non poteva essere non raccontata. Allora io ho immaginato che questi due bambini, lì mi sono talmente astratta che mi sono dimenticata nel secondo libro, che si chiama Non il mio nome, appunto perché racconto cose, diciamo, che non sono mie, cioè non sono di altri. Mi sono dimenticata di dire che quel bambino era ancora Valerio, era mio zio, cioè Valerio e Giulia diventano i due bambini, cioè molti hanno parlato di quel libro e non c'è mai stato nessun riferimento alla mia storia personale, però di fatto c'era questa cosa qui. Vabbè, poi io invece ho la mia bambina vera nella vita vera, inizio a scrivere questo libro che nasce molto da questa felicità proprio portata nella mia vita, e a un certo punto, un giorno, ancora non avevo scritto la poesia che dà il titolo a questo libro, mando le poesie a un amico che è un critico letterario molto, anche molto cattivo, che è Alfonso Berardinelli, che è uno che in genere dice che la poesia non esiste più, la scrivono, è un po' lungo addentrarsi in quello che pensa Berardinelli, si occupa molto di poesia, è una sua ossessione, però è molto selettivo. E gli mando queste poesie e lui, ci incontriamo in un bar, lo vedo tutto sorridente e mi dice: oh, finalmente l'idillio si è composto. Io sono rimasta, ho detto: come l'idillio? Beh, dite sì, dopo tutte le cose, cioè, tutte queste fratture della storia, eccetera, qui siamo finalmente in un ambiente. E quindi è nata in me, retroattivamente, io avevo già scritto gran parte delle poesie di questo libro, questa, come dire, consapevolezza di stare dentro un libro della gioia. E poi ho scritto anche la poesia che dà il titolo al libro, che adesso magari vi leggo, e aveva ragione lui. Il libro ha due sezioni importanti, una è questa dell'idillio, poi c'è un lungo poema dedicato alla strage dei bambini di Beslan, quello non è per niente idilliaco, ma naturalmente che cos'è l'idillio? L'idillio nella mia visione del mondo è il qui e ora, cioè è dire: allora, siamo felici, quindi cerchiamo di esserlo in questo momento, perché tutto intorno a noi c'è il buio. Cioè, intorno a noi c'è il buio, cosa vuol dire? Non solo c'è la morte, che è per tutti, ma c'è l'incidente, c'è la fine dell'idillio. La fine dell'idillio è vado in ospedale a farmi un'analisi e muoio perché mi sbagliano. Cioè, è dappertutto. Quindi cerchiamo di essere consapevoli che quei momenti di felicità, insomma, sono cose importanti, ecco, non sono la vita di tutti i giorni, cioè cerchiamo di capire che non è la vita di tutti i giorni, è bellissima, cioè è come dire, è un elemento del meraviglioso, e il meraviglioso della vita è questo, ce lo dobbiamo godere fino in fondo. Poi l'idillio finisce, l'idillio come quei bambini che il primo giorno di scuola sono andati a scuola festeggiando il primo giorno di scuola, perché in Cecenia è una festa, non è come da noi, si va il primo giorno di scuola, è una festa, si va, si portano i regali, i fiori alle maestre, e sono stati massacrati dopo due giorni. Allora, anche questo è una fine dell'idillio che a me piace molto interrogarmi e cercare di capire, cioè non si capisce niente naturalmente, però almeno cercare di chiedersi, di capire
ci sono dei luoghi comuni, no? Un luogo comune era l'arrivo dell'anno 2000, ma voi vi ricordate quanto abbiamo parlato di questi anni 2000? Cioè quante feste, quante cose, Ecco, la prima strage dei bambini, una delle più feroci degli ultimi anni, perché sembra una strage medievale, perché lì si sono messi d'accordo, non erano d'accordo, ma diciamo nessuno si è preoccupato di questi, dei bambini, della maestra, dei professori, di nessuno, sia dei terroristi, sia dall'altra parte chi doveva tutelare la parte del governo, sia ceceno che russo. Insomma, è stata una cosa abominevole, no? Ed è successa proprio in questo secolo, il secolo di internet, il secolo del web, il secolo del futuro, in cui diciamo nessuno poteva, quindi questo calare di un tempo in un altro tempo, cioè un tempo medievale che arriva improvvisamente nel nostro tempo moderno, secondo me è qualcosa che ci deve continuare a far riflettere, perché non è tutto così risolto. Sto parlando troppo. No, è una tua responsabilità, praticamente. Leggiamo qualcosa. Allora, inizio con la poesia che si chiama Notte di San Lorenzo, perché è una delle prime poesie che ho scritto di questo libro, forse la prima poesia che ho scritto di questo libro. Allora, Notte di San Lorenzo. Dormite insieme nello stesso letto, con i vostri 80 anni di differenza. Del mondo non sappiamo più niente, non ascoltiamo i telegiornali, né tantomeno compriamo un giornale. Abbiamo scelto il silenzio, l'accadere del giorno, lo spazio intorno alla nostra casa. Se c'è da andare in farmacia, andiamo. Se c'è da andare alla posta, anche. Ma per il resto abbiamo deciso di coprire a grandi passi il selciato davanti alla porta e di salire e scendere le scale tante volte per prendere e portare. Poi quando vengo a dormire mi separo, ti metto nel letto piccolino e io prendo il tuo posto nel letto matrimoniale. Salgono gli spiriti nella stanza, attratti dalla mancanza di rumori. Anche un'aria stellata avvolge le mura e noi veleggiamo tutta la notte. Tu alla ricerca della strega malefica, io di te e tua nonna di te, di me e del suo primo amore. Ecco, in questo libro, dopo La Repubblica Contadina, che naturalmente è tutta permeata proprio di questo spirito del luogo, che è il luogo dove sono nata, però non si dice mai qual è il luogo, cioè non si dice mai. In questo libro, che è un libro in fondo dove c'è molta Firenze, perché questo idillio, poi lo vediamo, questa notte San Lorenzo non è ovviamente Firenze, ma ci sono anche poesie in cui Firenze compare finalmente come un luogo della conciliazione. Invece c'è una poesia che si chiama Lucignana, è la prima volta che il mio paesello piccolo piccolo compare, diciamo così. Una cosa che volevo dire la dico dopo. Lucignana, la differenza tra questa città, nemmeno tanto moderna, e questo silenzio longobardo, è che qui sento il tuo cuore che batte e mi spavento. Temo per lui, tanto risuona nella notte mentre dormi. Mi figuro una corsa nel buio, lo scuotersi delle foglie al passaggio di qualche animale, e come un passare di cavalieri verso il canale. Sento che mi sfugge il sentimento delle cose, mentre tutto muove un mancamento. Allora prendo con le mani il lenzuolo e traccio una linea intorno al nostro letto. Questo è il confine, faccio ordine notte. Rischiarati se puoi, perché niente può trattenerti dalla luce.
cosa avevamo qua? Ecco, la magia di Pegaso. Sì, vabbè. La magia di Pegaso. Per chi non avesse bambini piccoli, la magia di Pegaso non è solo una cosa arcaica, ma è anche una bambola. Pegaso era una bambola con un cavallo alato, una bambola tipo Barbie con questo cavallo alato. Avevo letto che Socrate, camminando per i mercati di Atene, si guardava intorno dicendo: di quante cose non ho bisogno. Mamma, mi servirebbe, dici guardando la pubblicità su Italia 1, la magia di Pegaso, e proprio mi servirebbe, perché non ce l'ho, il castello di Cenerentola, la principessa e la povera e il carrello di Barbie. E a me serviresti invece solo tu. Pensa come si va a stringere la vita, il desiderio, intorno a un unico punto, come una chiave a stella. E da lì, lento, quel desiderio scende, si trasmette a Pegaso, Cenerentola, Barbie, alle Winx, Tecna, Isha, Bloom, Stella, Musa, Flora, a Feritopia, Aisi, Aurora, Polly e Bianca e Berni. Berni, l'unico maschio, il topo proletario, il malvisto dalla società delle Nazioni Unite. E così l'amore che ci serve ce lo siamo comprato tutto. Volevo fare un fuori programma e leggerne una che non vi ho fotocopiato, no, perché è molto, già mi ha colpito una persona su Facebook che ieri mi ha citato proprio questa poesia dicendo delle cose che mi sono piaciute molto. L'ho rivalutata, diciamo così. Contro il capitalismo. Siamo ricchi, abbiamo un pesce rosso, un cucciolo di cane e tanti libri. Il cane ha, talvolta, tanti fili d'erba. Il pesce una specie di arbusto in mezzo all'acqua e io 37 tra Winx, Brax, Barbie, sirene e principesse. Mi difettano i folletti, gli gnomi, le streghe, di cui ho paura. Ho tanti piccoli personaggi, cavallini, lupi, aristogatti e tutti gli animali della foresta, e ne faccio talvolta lunghe processioni intorno al mio letto, mentre sul viale corre la gente che non conosco. I miei amici invece banchettano con me, in fila, un due, fino alla cucina arancione sotto la tenda e poi di filata a letto nei cassetti blu e rosa. La ricchezza è un rito, una preghiera che si svolge in segreto, la notte, al buio, in quei cassetti, nel nome della madre, della figlia. Adesso non so, sicuramente ce l'avete questa. Arriviamo all'idillio con Cagnolino, che è una delle ultime invece poesie che ho scritto. La sera ci trova allineate nel lettone. La luce del viale dalla finestra disegna sul piumone una trama imperfetta di alberi e foglie. La gioia invece spinge la luce da dentro i nostri corpi a uscire fino sopra i nostri visi. Tu con il tuo libro da grande, io con il mio libro da grande. Tu con la tua risatina da bambina, io con la gioia. E tra noi, in fondo al letto, disteso a zampe in su come chi guardasse il paradiso, il nostro cagnolino. Mai Courbet avrebbe potuto fare di meglio nel celebrare l'idillio di una sera cittadina. Cosa avevo fotocopiato anche questo? Mentre guardi la televisione, io guardo te. Sul tuo viso scorre svelta la luce dell'amicizia di Pooh e Pimpi. Nei tuoi occhi fiammeggia il loro picnic. Il naso sale e scende come un salto di tigro.
Il labbro superiore si arriccia ad ogni angolo del bosco dei 100 acri. Io lo ammiro, questo schermo di fatti minuti. Vi osservo le vicende del giorno, vi osservo le previsioni della tua anima. Così semplice mi appare allora il globo terrestre, e io lo guardo, e quello schermo che vedo mi sembra sacro. Andiamo altro. Sì. Questa poesia mi è costata molto, questa poesia c'era una foto. Avevo chiara l'idea, la cosa, mi è costata molto scriverla. E non è tra le mie preferite, devo dire, ma succede stranamente che ogni volta che qualcuno fa una recensione cita questa poesia. Ho detto, forse ha qualcosa che va al di là delle mie... Quindi io ve la consegno. C'era una foto. C'era una foto perfetta. Noi tre davanti alla porta di casa. Laura Rosa in terra davanti a noi nell'aria ferma di un pomeriggio di luglio. C'era una linea di traverso nel tempo che parlava di come avresti voluto viaggiare se il tuo giovane marito non fosse morto e della forza che sale dalla terra inviolata nei suoi riccioli biondi e di me che tra voi mi sento un lento passaggio. Quella foto non si trova più, così noi ci siamo abbracciati in altri luoghi e in altri mesi nella speranza di farla di nuovo, ma niente, quella è persa per sempre. Perché c'è una perfezione nell'aria che qualche volta accade per caso. Qualcuno non la vede e qualcuno la disprezza, eppure ci sovrasta e accende meraviglie agli angoli di vecchie fotografie. Insomma, vabbè, questa è la parte, diciamo, dell'ultima stagione poetica di Alba, che però ha anche una parte che io definisco dura, necessariamente dura, che è difficile dire, diciamo, perché se dici che lei guarda bene dove vive, la società in cui vive, che cosa sta succedendo, che cosa è successo prima, che cosa sta succedendo adesso e che rapporto c'è, ho detto tutto, ho detto niente. Se dico è impegnata a esserci veramente, fisicamente e intellettualmente nel posto dove vive, manco ho detto tutto. Se dico che è interessata alla poesia civile, potrebbe anche risultare riduttivo praticamente. Però se le dico tutte e tre insieme queste cose ci possono pure stare praticamente, perché Alba è seriamente impegnata a far andare d'accordo la sua vita con la vita degli altri e il suo pensiero con i pensieri degli altri e anche con i pensieri che non ci sono negli altri in questo momento, diciamo, debole, chiamiamolo debole per non dire difficile, che ci sta accompagnando. Per cui il ritorno alla Repubblica e delle cose che ci sono dentro, secondo me è necessario, obbligato praticamente. Io però volevo ancora ritornare su questa cosa qui, che sicuramente quando io l'ho letto, non so, casomai per lei non è così, mi ha fatto ripensare veramente al lessico familiare, che non sono uguali le cose ovviamente della Ginsburg, anche perché sono state scritte in anni completamente diversi, però c'è un'ambientazione che ti viene in mente, ed è un bel ricordo, voglio dire, una bella memoria, ma anche Bertolucci, la camera da letto. E quindi, se tu vuoi dire delle cose, puoi dire anche pure Giovanni non è così, oppure Giovanni è un po' così, è interessante questa cosa, perché mancava un po' nella poesia contemporanea questa cosa qui, capisci cosa ti voglio dire? Questa storia familiare che esce fuori dalla storia e diventa tempo per gli altri, questo ti voglio dire. Poi dopo ritorniamo sull'altro libro. Sì, no, devo dire che il libro
Si doveva chiamare Musée familiari contro il capitalismo. Non lo sapevo, io non lo sapevo per Non lo sapevi. Cioè, infatti questa poesia che vi ho letto contro il capitalismo è un residuo di questo titolo che mi sembra che non sia proprio rimasto. Riprendere le poesie familiari era proprio ritornare al lessico familiare di Natalia Ginzburg, che ho letto anche avevo 14 anni, quindi non ricordo neanche più, ma mi ricordo che ci sono alcuni libri che mi avevano molto segnato a quell'età, perché quella è un'età fondamentale per leggere, tra i 14 e i 15 anni, ed erano proprio Il partigiano Johnny di Fenoglio. Lessico familiare di Natalia Ginzburg e per me grandissima esperienza di lettura, la storia di Elsa Morante. Credo che la storia di Elsa Morante, cioè, allora, un libro così popolare, cioè non nel senso che è successo, popolare nel come è trattato, no? Con questo bambino protagonista di questo libro, malato. Che parla come un bambino, no, che viene chiamato Giuseppe, e questa madre coraggio che affronta che nasce, voi sapete, da una violenza sessuale, cioè violenza sessuale, da un atto d'amore che non so se insomma col tedesco, eccetera. Insomma, vabbè, comunque tutto il modo in cui lei tratta il tema della grande storia, ma descrivendo la vita di questo ragazzino, di questo cagnolino, della madre, eccetera, ecco, quello a me, forse la mia grande matrice è quella, diciamo, se dovessi dire più che un poeta, per me è Elsa Morante. Quando poi ho scoperto più avanti che lei aveva scritto nel 68, 69, non ricordo, Il mondo salvato da ragazzini, una raccolta di poesie per me straordinaria, che mi permetteva anche un po' di uscire dal Novecento che amavo. Io amo Bertolucci, amo Sereni, amo Montale, un po' meno, ma insomma amo più, cioè non si può dire che amo Montale molto delle occasioni, un po' meno diciamo il Montale successivo. Amo Caproni tantissimo, Betocchi, eccetera, Sbarbaro, anche insomma veramente. Ho amato il Novecento tantissimo, però Elsa Morante mi dava una lingua diversa, cioè una lingua meno poetica, più narrativa, un po' più americana, tra i russi, cioè i russi e gli americani scrivono in maniera un po' diversa da noi italiani. E come diceva Brodsky, diceva rispetto al fattore continentale che condiziona tutti i poeti europei, noi abbiamo i muscoli, in effetti i poeti russi e i poeti americani scrivono con il sangue, cioè con il sangue pulsante, scrivono e quindi scrivono anche un po' più gridando, un po' più parlando, un po' più gesticolando, non so, no? Rispetto all'intellettualità dei nostri poeti, che sono meravigliosi, però io avevo questa esigenza di scoprire come fare nella tradizione italiana, perché non c'è tanto questo linguaggio, ad essere così. E Elsa Morante mi ha fornito un sacco di strumenti, diciamo così, per essere anche, per essere una poesia, ma per essere un po' anche un racconto. Insomma, Una ci buona sono risposta, brava. stata, insomma, Sì. così. C'era la risposta alla tua domanda? Ritorniamo, dicevo, Torniamo anche qui? per ecco. No, allora, per tornare alla Repubblica Contadina, proprio vorrei leggere veramente la mia poesia preferita, Bene, quando mi chiedono, benissimo. Bene. perché poi ha a che vedere con l'ultimo, cioè è questa linea delle madri, diciamo così, che continua da un libro all'altro. Avete sentito in queste poesie che vi ho letto, molte volte io faccio riferimento parlando di mia madre, a questo marito che è morto, che credo che sia, nonostante lei poi si sia risposata e tutto, ma veramente la cosa che, come dire, ha segnato davvero la mia vita. Lei ogni tanto, infatti, si deve ricordare che, ah, meno male che poi mi sono risposata perché sei nata tu, se no non nascevi. Però veramente il suo grande amore era davvero questo suo primo marito. Allora, vi volevo leggere questa poesia che mi ricordo Franco Loi sul Sole recensì, però non, si era dimenticato tutta perché è difficile. Allora, mia madre, c'è tutto un gioco di tempi.
all'incontrario in questa poesia. Lui aveva fatto come se aveva fatto un po' di confusione, come se quel marito di cui si parla potesse essere mio padre, che ovviamente per ragioni proprio di età non poteva, naturalmente non potevo essere figlia di uno che era morto nel 43-44, insomma. Allora, in questa lettera mia madre scrive nel lontano 44 una lettera alla figlia che verrà, che sarei io. Sarei io, insomma, alla figlia che verrà, diciamo. Lettera a mia figlia. Non è stato facile, credimi, attraversare il 1944, attraversare notti buie e senza rumori, mentre il vento muoveva la casa nell'universo. Era una navicella che volava alta sulle brughiere di un paese lontano che attraversava macchie sconfinate, battute solo dal freddo e dalla neve. Sarei tornato, amore mio, dicevi la notte, sarei lì con te se i miei piedi non fossero volati via come foglie nel vento d'autunno. Come niente avrebbe aperto la porta, avrebbe scricchiolato la scala di legno, avrei sentito il colpo dei suoi passi di uomo, avrei sognato. Non è stato facile, con le granate che inchiodavano i rami del pesco al terriccio dell'orto, diventare una donna. E ho aspettato tanto prima di sedermi a bere un bicchiere di latte o mentre uscivo la mattina presto incontro alla mia vita. Si dice che ogni vita migliora quella precedente, ma anche la ripete nella sua parte più disperata. Chi viene dopo è più sofferente e credimi, Alba, una vita non è sufficiente per capire qualcosa, ma due sono necessarie per vedere almeno un sorriso lampeggiare in fondo agli occhi, schiarire un poco la mia vita. Io te lo lascio, il mio giovane marito che non è tornato, e quella strada che altri percorreranno, ma non lui. Un giorno, mi dirai, la Russia mamma uccide i suoi poeti, quelli più belli, i più giovani, i più emozionati. Ma non dobbiamo preoccuparci, essi ritorneranno, cavalli, baci, corvi, cieli chiari, navi, a volte persino torneranno sotto false sembianze per insegnarci i loro nomi: cavallo Alexandre, bacio Sergei, corvo Osip, cielo chiaro Marina, nave Vladimir. Questi nomi sono ovviamente i nomi dei poeti russi che io amo da morire proprio, che sono Aleksandr Pushkin, Sergei Esenin, Osip Mandelstam, Marina Svetaeva, Vladimir Mayakovsky. Ne manca uno che è Pasternak, che letteralmente adoro, ma non si era suicidato, non era stato ammazzato. Loro invece sono tutti o si sono suicidati o sono stati uccisi, insomma. È un amore corrisposto da tutta la sala rispetto a questi poeti, anche perché non c'è stato, voglio dire, poeta che almeno non abbia citato uno di questi quando ha raccontato i propri versi. Beh, non parliamo di De Angelis, che è il più mandelstamiano dei poeti, per cui siamo con te in questo amore, in questo amore per questi poeti. Allora, sì, direi questa è... Perché nel primo libro sono tutte lunghissime. Va bene. E quindi vabbè, vi leggo la ballata della Repubblica Contadina, perché vabbè, è per me un classico, un po' lunga, però è l'ultima, magari chiudiamo come volete. Poi ti dico io. Vabbè, ok. Allora, questa è forse la prima poesia che io ho scritto. Allora, però vi racconto una cosa molto buffa. Io scrivevo, ho iniziato sui 30 anni, appunto, e cominciai improvvisamente una notte a scrivere. Scrissi
una trentina di piccole di poesiole, chiamo io, che furono pubblicate appunto da Milo De Angelis nella rubrica di poesia di Crocetti, I poeti di 30 anni, che era una rubrica che proponeva gli esordienti. Ebbi una telefonata di Einaudi, cioè della persona che si occupa della collana bianca, e mi disse: ah, queste poesie sono una meraviglia. Io la prima volta che uscivo fu felicissima, quindi poi però quelle poesie che erano il frutto davvero, erano delle poesiole, cioè poesiole che erano il frutto, diciamo, delle mie letture, dei miei amori, sembravano delle poesie di Paul Celan, detto proprio, sì. Ecco. E che quindi Paul Celan, cioè, bisogna essere Milo De Angelis, perché altrimenti, cioè, non lo puoi neanche imitare, è impossibile. Quindi saranno state anche carucce, ma io le misi in un cassetto e iniziai un percorso completamente diverso, che è questo che voi avete sentito. Quindi poi quando scrissi il primo blocco di questa Repubblica Contadina, lo mandai allo stesso e lui mi disse: no, ma guarda, queste non sono quelle lì che ci piacevano a noi, sono troppo, mi ricordo ancora la parola, liturgiche. Io ho detto: va bene, ok, sì, non importa, non mi interessa pubblicare le altre, quindi come ha detto Galaverni l'altro giorno su Corriere della Sera, sono andata per la mia strada, che non è stata una strada molto, è stata molto difficile, diciamo così, dal punto di vista delle pubblicazioni, insomma, eccetera. Allora, questa era la prima poesia della Repubblica Contadina, si chiama Ballata della Repubblica Contadina. Questo bisognerebbe leggerla in piedi, è un po' difficile leggerla a sedere. Allora, posso alzarmi? Mi dispiace. No, anche la Valduga si è alzata. Allora, per arrivare qui dovete lasciare, sì, lasciare ogni avere, che sia oscura miseria ogni parola. Tralasciate domande mal fatte, se volete arrivare al posto dove maggio impazzisce e le sere hanno donne alle finestre, se volete che ogni canto sia allegrezza e scusa al mondo, in padre, madre e parenti tutti. Se arrivate che è notte e la chiesa si ergerà violenta allo stupore di voi gente civile, chiesa, lotta di poveri e chiesa proletaria, viva la chiusa e viva di festa, zeppa di rose e di mani annerite. Se ora davvero arrivate di sera o di notte, questo è il nostro contado interiore. L'Olimpia è morta l'agosto del 1960. Mauro, zitto e democristiano, mio fratello è davanti ai cancelli della SMI, Carla è scesa a valle, Luisa è bella ed è rimasta. Roberto è morto a 20 anni nel cortile della scuola. Carolina lo cercava. Mio padre sapeva e non sapeva. Renato tornava dall'Inghilterra. Il prete latitava, la chiesa in mano alle donne. Mia madre raccattava pesce e ossature nascoste. Fabiola si sposa educata. La Costantina, sciagurata, urlava vendetta, povera vecchia. Vendetta di carne in eccesso allo spirito, e lei così aritmica falciava grano e papaveri, distendeva ertissime strade, azzurro squarcio di petali gialli e rose morenti al passaggio di Dio. Attilio corre nel furore dei maggi su una lambretta truccata. Varia, dimentica i suoi 15 anni. Io me lo ricordo. Mio padre chiude il cancello e mia madre gli occhi, e mia nipote ha occhi di velluto scuro. Mio fratello è laggiù, davanti ai cancelli che aspetta, con tutto l'azzurro davanti, il suo destino di metallo incarico alla fine. La zia Feni fa su e giù con la legna per il fuoco. Fa freddo, andremo in casa nuova, sarà tutta un'altra vita per i dolori. Dalmida risparmia sulla carta della spesa, Mario se l'è portato la leucemia, Foscolo non ha mai parlato, Marco ha sposato una che ride troppo, Stefano dice: qui il tempo è tanto vecchio da essere nuovo, Marzia è rimasta nella casa della madre, il marito le parla troppo d'amore, la Irè è morta con la sua chiesa, ma la chiesa è rimasta. Un prete che viene da fuori pensa che il bene stia dentro i dialoghi,
Il prete che viene da fuori fa sorridere le mattinate piovigginose e le donne lo sanno e ridono che tutti desiderano stare zitti. Questo è un fatto. Hanno tagliato il ciliegio in cima alla salita. Cani senza nome trottano verso crepuscoli europei. Aria di Francia quassù. Aria di nord, di miniere del Belgio. Davide ha 2 anni, cade con la testa nel vuoto. Davide ride come un pazzo. Antonio mi toccava le cosce e uccideva le alline, lucertole, topi e torturava gatti. Giovanni era timido. Franco beveva e sua madre cantava alla finestra. Franco non alzava gli occhi e non rideva per via di un dente malato. Franco mi piaceva. Da bambini ce ne andavamo su per quei greppi, sicuri che la cima spersa nella nebbia avesse un paletto rugginoso. Fabrizio non guardava la luce rossastra della sera, ma le gambe delle donne, le nostre gambe. Anna da piccola rideva e cadeva, cadeva e correva. Anna da grande si è fatta secca, dolce e muta. Suo fratello cadde vicino al sagrato. Morando è il matto che brucia di verità e bellezza. Alla polda bollina soffiava il collo e rideva e sganfava come una bambina. Franco è rimasto nel deserto della vita. E Stefano, e Anna, e Foscolo, e madre. Madre provincia, e madre villaggio, e principio di calore, e fine del principio. E questo bambino, Davide, salvato dalla buona sorte, che ride come un pazzo. C'è chi l'ha scritta, insomma, chi assume, puoi chiudere sicuramente con questa, insomma, anche se è lunga. Sì. Anche perché. Sì, la leggo da qua. Allora, visto che siamo entrati nel paese, allora vi leggo la prima poesia dell'ultimo libro, invece sempre dell'Idillio, che è invece scritta recentemente. E il cui protagonista è un personaggio che era mio zio. Allora, Fernando, perché un vecchio come lo zio Fernando, arrivato a 96 anni, dal suo letto in cima al paese, urli e chiami mamma? Perché prima di lui tanti, scappati di casa a carponi, risaliti sulla strada che portava alla casa dell'infanzia senza ascoltare consigli, del come ci sia questo spazio intermedio tra la vita e la morte in cui si cancella tutto il tempo e si stia inermi come neonati nelle braccia di chi ci ha amato, come se la vita non fosse accaduta. Come se costruirsi una personalità fosse all'improvviso un tempo perso, perché in verità non volevamo che sostare e chiedere conforto. Adesso ci fa compagnia il grido cadenzato quasi di ora in ora dello zio che si spinge giù dall'alto sui tetti delle case più in basso e ci contiene. È come un dio del tempo, un re che dal suo castello col suo grido di dolore tenga in scacco il villaggio. Fuori stanno calmi i boschi nella notte e adesso che anche loro vanno a dormire, noi di via della penna, di via della chiesa, rimaniamo sovrastati dalla morte, ma così, tra una figlia e una moglie, così stretto, come potrai cadere via? Mai nessuno nella vita si sarà sentito tanto al sicuro. Del perché adesso, mentre stavo scrivendo di te, sei morto, alle 9 del mattino, alla fine di luglio. Non c'è più nessun padrone nel castello, tutta la favola della vita al confine con la morte, della tua mente sospinta all'indietro, che batteva il tempo per tutti noi, è finita. Mi ricordo di te, a 80 anni, nella vigna, appoggiato al bastone, col solito sguardo da bambino, varcavi in lungo e in largo i tuoi confini. Ti godevi la giornata che a quell'ora ancora ti portava dove erano le cose tue a giocare. Di quella fierezza
Non ho più avuto notizia, né mi è capitato altre volte di conoscere così bene il senso della parola appartenere, così come tu appartenevi a quella vista con la figura di tua madre ancora tiepida nel petto. Perché ci sia questa magia dell'uomo che cammina in un tempo che, a dispetto di molti, non si ferma, non finisce e si assottiglia per arrivare a domani. Possiamo anche leggere ancora 5 minuti. Va bene. Qualche poesia di questo? Sì. Finiamo con due poesie. Dunque, finiamo con... Allora, nel libro c'è anche una sezione che si chiama Il lupo anti-adorniano, un titolo difficile per una sezione molto invece leggera, insomma, dove ancora... diciamo, la grande storia e il salotto di casa si incrociano, cioè si guarda alla grande storia, diciamo, stando in famiglia, stando tra i piccoli affetti familiari, ma è la grande storia che scorre sul nostro schermo e noi ci impattiamo. Il lupo anti-adorniano è il lupo dei tre porcellini, è il lupo, insomma, dei bambini, diciamo così. Questo lupo perché anti-adorniano? Perché Adorno, dopo la Seconda Guerra Mondiale, disse una frase storica su cui tutti hanno riflettuto, soprattutto i poeti, cioè che non si poteva, dopo l'Olocausto, scrivere più una poesia. Mentre purtroppo, diciamo, soprattutto negli ultimi anni, ci sono molti giovani scrittori che quindi non hanno vissuto, non sono testimoni, non sono, diciamo, non hanno niente a che vedere, diciamo, come vicinanza, ma si sono messi a scrivere un romanzo dal punto di vista del tedesco che forse era simpatico, cioè, insomma, ci sono state operazioni un po' strane dal punto di vista letterario su queste grandi tragedie della storia. Io non sono contenta quando leggo queste cose, mi irrita molto, diciamo che preferisco o la riflessione o il saggio o se deve essere un romanzo deve essere di un testimone, cioè di una persona che ha vissuto, può essere un testimone anche come cioè che hai un genitore, che hai un nonno, però proprio l'invenzione allo stato puro un po' mi... Insomma, su delle cose si deve scherzare un po' poco. E quindi questo lupo è diventato un lupo così, insomma, che vuole scrivere un libro, capito? È proprio un cattivello, diciamo, vuole diventare anche famoso. Questa storia del lupo nasce un giorno, mia figlia era piccolissima, aveva solo 3 anni, e disse una battuta meravigliosa che è nella prima poesia. Eravamo in casa e a un certo punto sentiamo un rumore. E lei ci guarda tutti, poi fa: no, non è la strega, è l'autobus. E qui tutta la casa morta dalle risate, perché c'era proprio una roba. E da lì è nata quest'idea del cominciare a raccontare questa storia delle streghe, dei lupi, dei porcellini, eccetera. Vi leggo 2 o 3 poesie, sono molto brevi. La strega. No, non è la strega, è l'autobus, dice Laura Rosa una sera ascoltando uno strano rumore sul viale. Così, come qualcuno che intenda disegnare con un semplice gesto della mano l'arco della vita umana, trasportava l'infinitamente misterioso qui sotto casa alle porte della città. Il lupo. Il lupo soffia una volta, 2 volte, 3 volte, ma inutilmente, dici tu, come se sapessi cosa significa quel resto di nulla che è ogni gesto violento di ogni essere umano che soffia contro un altro essere umano. E chiuderei con questa. Come vedete, ogni
Ah no, poi ne leggo un'altra, così finiamo un po' allegri. Tutte queste poesie nascono da una cosa che ha detto questa bambina, che è mia figlia, come qui aveva detto appunto inutilmente, cioè come dire, soffia, soffia, ma tanto si sa come va a finire. E questa cosa dei tre porcellini, come racconta la poesia, non so se raccontarvela perché forse dalle poesie si capisce molto bene, era il giorno della memoria, quindi in televisione c'erano solo film sull'Olocausto, quindi mia figlia era piccola, io non sapevo come, cioè non, la controllavo perché non prendesse il telecomando e mettesse lei una cosa e magari e questo successe. Proprio mentre il nazista spara a freddo sull'ennesimo ebreo polacco, era il pianista preso per errore nello zapping, hai girato gli occhi verso lo schermo e mi hai detto: «Mamma, mettiamo i tre porcellini, annunciazione della fine che ogni lupo deve fare». Ecco, questo è un altro, con questo chiudiamo. Il lupo vegetariano ama la carne, la nonna e la bambina, perché a lui piace trangugiare, ingoiare, a lui piace mangiare le persone, i viventi, gli umani, le nonne e le bambine. Guardi con aria stupita, ma le mele no. Mai come questa volta il tema è centrale, per noi avevamo un tema, come sai, è il paesaggio antropologico della poesia, ci sei entrata dentro come testimone eccellente, completamente, completamente. Noi proprio abbiamo finito, io non l'ho mai fatto, ma siccome c'è una specie di diatriba tra una famiglia diciamo dei presenti e un'altra famiglia, sempre dei presenti, sì. Abbiamo fatto il 20° anniversario o non lo abbiamo fatto, io dico di sì, Bacchi dice di no, però io penso di essere, essendo più giovane di Bacchi, di ricordare meglio, dico, stamattina ho trovato su poesia, insomma, una certa cosa, sono 5 righe che io vi voglio leggere come saluto, non l'ho mai fatto perché sarebbe bello sempre finire con i versi, questi non sono versi però, del poeta che ospitiamo, però questi mi sono sembrati, come si dice, metaforici del nostro percorso e anche dello stato della poesia, diciamo. E l'ho letta perché c'è così un bellissimo pezzo dedicato a questo grande, grande poetessa portoghese che si chiama Sofia de Meglio. Io la dico in italiano, però qualcuno lo dice de Meglio, io dico de Mello, che penso dopo Pessoa probabilmente è considerata il massimo della poesia contemporanea. Nel 73, se qualcuno si ricorda, si era uscita da poco con la rivoluzione dei garofani lì in Portogallo dal regime di Salazar, per 40 anni c'era stato questo regime, e lei praticamente è stata molto attiva in questo passaggio, molto presente eccetera, ed era stata nominata presidente, era stata eletta presidente della società portoghese, diciamo, degli scrittori. Esisteva questa cosa lì. E allora, come in tutte le buone occasioni, ha fatto un bel discorso, insomma, un bel discorso, e ancora oggi è bellissimo, nel 73, io vi leggo un passaggio che riguarda appunto la poesia, e sono più di 7 righe, che vi consegno come saluto e come preaperitivo. Poi si intende riferito alla poesia, virgolette, perché propone all'uomo la verità e l'interezza del suo stare sulla terra. Tutta la poesia è rivoluzionaria. Per questo la maniera più efficace che il poeta ha di aiutare una rivoluzione è di essere fedeli alla sua poesia. Scrivendo cattiva poesia, dicendo che si sta scrivendo per il popolo, è solo un nuovo modo di sfruttare il popolo. Chi è realmente impegnato per un paese migliore e per una società migliore, lotta per la verità della cultura. Colui che è connivente con la mediocrità è nemico di una società migliore, anche se predica grandi principi rivoluzionari. La rivoluzione della qualità è radicalmente necessaria ad una rivoluzione reale. Con questo vi saluto, vi dico buona domenica e buona cultura.